com'è che dovremmo salire a 1600 metri, ma stiamo continuando a scendere. Ciao ragazzi e ben ritrovati a un nuovo video del canale. Oggi siamo ritornati tra le Dolomiti di casa, si fa per dire. Siamo a Cortina, più precisamente siamo partiti dal parcheggio di Sant'Umberto, che si trova sulla strada che sale fino a Malgarastua, dove si può arrivare direttamente con la macchina fuori stagione, ma per uno spiccato senso sadomasochistico noi ce la siamo fatta a piedi, allungandocela di un 3 km e 200 metri di salita. Beh, è bella, ci sono le cascate. Sì, è comunque un percorso carino con le cascatelle. La meta di oggi, ovviamente come molti avranno già capito, è il rifugio Biella, che è anche la partenza dell'alta via numero 1. Così sciorino informazioni. Mi fa un po' schifo questo rumegare così rumoroso. Ma no, è rilassante. Qua c'eravamo già stati anni fa, infatti ci ricordavamo che questo punto era pienissimo di marmotte. Appunto, vediamo se riusciamo a trovarne qualcuna. Questo simpaticissimo intermezzo naturalistico, lasciamo il sentiero numero 6 e prendiamo il 26, che dovrebbe iniziare a salire un po' più decisamente verso il rifugio. Possiamo andare, hai fatto abbastanza foto alla singola marmotta. Ho una proposta, potremmo accamparci qua e il giro di oggi diventa un book fotografico. Esatto. A una singola marmotta. Facciamo il calendario 2022. Direi salita oltremodo guaiva su questo simpaticissimo sentierino a zig zag. Ne approfitto per questa ottima pausa dell'ennesima foto ai fiori. Salitone infernale fortunatamente finita, adesso siamo sui 2100 metri, si dovrebbe proseguire più o meno in saliscendi fino al rifugio. Secondo te abbiamo la cazzimma per salire anche fino in croda o non ce la facciamo? Più che la cazzimma penso che ci mancherà il tempo. Sì, scusa ufficiale, ci manca il tempo. Io filmo te che fotografi me. Esatto. Che gioco degli specchi. Hai visto? Cinema di alto livello. Quindi quello là in fondo è il famosissimo lago di Braies. Esatto, proprio lui. Lo facevo un pelo più grande. È anche un po' più affollato, no? Non devo camminare sul ponticello. Ah, caspita. Che secco ormai.
bello soffice, tratto di camminata pianeggiante, devo dire molto molto gradito, grazie, grazie, grazie. Ore 20, abbiamo raggiunto il rifugio Biella, adesso ci riposiamo un attimino e poi decidiamo il da farsi per il rientro. L'idea della salita alla Croda è tragicamente tramontata. È ancora valida? Ma se mi hai appena detto che non ce la fai? Sì, ma è perché mi scappa la pipì, si può dire. La Croda che forse saliremo, o forse no, è questa qui. Vorrei dirti siamo quasi arrivati. No, beh, non penso. È impossibile se sono 500 metri di dislivello. Non credo che tu mi abbia fatto una bella ripresa. Chissà. Mi duole una natica, quella a sinistra per l'esattezza. Buona notizia.
notizia e cattiva notizia, te la devo dare nell'ordine buona cattiva. Vai. Buona, si vede la croce. Cattiva? È un pelo distante. Beh, ma se la vediamo da qua vale, no? Non so se ce la faccio ad arrivare. Ecco il lago. Ecco Bryce, questo sì, veramente. In 4 ore e 40 siamo arrivati alla Croda del Becco, panorama veramente super mega fantastico. Questa era la terza volta che venivamo al Biella, le volte precedenti, una volta perché eravamo troppo stanchi, una volta per il maltempo, non eravamo mai riusciti a salire in cima e questa volta ce l'abbiamo fatta. Sono molto contenta infatti. Oh yeah! Mettevo un po' di soggezione il pezzo con la catenella. Ah va! Ale, e si scende di culo. Te qua sei scesa per di fuori o per di dentro? Per fuori. Magari mi giro. Sì. No, metto la, i piedi su quei gradini. Ok, molto meglio. Aspetta che qua catena di Andromeda. Oh, stai attento a non buttarmi. No, no, guarda, io sto fermo qua, aspetto. Fai un paio di tornanti e poi passo. Bene, ma non benissimo. Fosse da stare in esterna. Ottima deviazione, la Croda del Becco che ci ha preso 2 ore e mezza più o meno, equamente ripartite tra salita e discesa. Diciamo che la discesa è un po'... Io l'ho trovata più infame, però. È stata più insidiosa, sì, bisogna un attimo stare attenti a dove mettere i piedi. Siamo ritornati anche un po' ammaccati perché qualcuno si è sbregato i leggings all'altezza delle natiche e si è anche sbucciato il ginocchio, poverino. Mamma mia. Sentiero del ritorno per il numero 6. Nei piani iniziali c'era passare per il rifugio Sandes, ma sono le 4, quindi... D'altronde nei piani iniziali non c'era la salita alla croce. Che questo è vero, quindi torniamo per il sentiero 6 che è quello più rapido. Riprendiamo questa rivalità al confine con il cartello del parco naturale Fannes, Sennes, Bryce, eccetera eccetera eccetera, con cartellino tutto sistemato, la fottina, i divieti sotto di quello che non puoi fare, e dall'altro lato il cartello in legno smarso del parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. Ma a noi ci piace anche così. Esatto.
abbiamo preso una deviazione sulla sinistra che indicava una scorciatoia per Malgarastua, e meno male, perché ci eravamo veramente fracassati le scatole a camminare su quella mulattiera eterna. In perfette 8 ore e mezza, mannaggia, e quasi 26 km siamo ritornati al parcheggio, ragazzi. Non so che dire, ho perso qualsiasi forma di lucidità, escursione veramente bellissima. L'unica cosa che vorrei appuntare di nuovo, la salita alla croda del becco. Grazie. Quella è per escursionisti esperti. Se tutto il resto dell'escursione, diciamo che è abbastanza adatta a tutti. Sì, è solo lunga. È solo lunga. Però la salita alla croda del becco, ecco, quella assolutamente per escursionisti esperti, perché ci sono alcuni tratti esposti, perché la roccia è abbastanza liscia. Non fate come noi. Quando la strada è aperta, portatevi fino a Malgarastua, che vi fa risparmiare 6 km. Sì, vi perdete le cascate per strada, ma vi risparmiate 6 km. Con questo è tutto, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link se foste interessati, vi ricordo di fare le vostre solite belle cose social, iscrivervi al canale, cliccare mi piace, attivare la campanellina e seguirci su Instagram, e noi ci vediamo quando? Alla prossima camminata, ovviamente. Ciao!